Una serata magnifica, è un'emozione strepitosa essere qui con voi, ha detto al pubblico di Lunaria Francesco Bianconi nella cornice unica dell'Orto sul Colle dell'Infinito di Recanati, luogo simbolo della poesia mondiale. È stato lui, il leader dei Baustelle, ad aprire ieri Lunaria 2021, la rassegna estiva ideata e diretta da Musicultura, promossa dal comune di Recanati, con un doppio concerto, uno al tramonto e uno la sera. Grandi emozioni questa sera sul Colle dell'Infinito per la prima serata di Lunaria, che è una novità assoluta perché per la prima volta siamo qui sull'orto del Colle dell'Infinito. E altra novità sono stati questi due concerti, uno al tramonto e uno in notturna. Diciamo che musica e poesia si sono uniti in una serata veramente eccezionale. Lunaria continua da tanti anni, ma ci sono sempre nuove emozioni. Siamo veramente emozionati questa sera perché con Francesco Bianconi abbiamo veramente raggiunto un apice molto molto alto a livello culturale, perché in questa cornice del Colle dell'Infinito sentire la sua voce, vedere le nuvole, il cielo, anche gli uccellini che a volte ha accompagnato lo stesso cantante è stata veramente una grandissima emozione. Questo a riprova di quanto la nostra città sia città della cultura, città della musica, e veramente ripartiamo da qui, ripartiamo da Lunaria e speriamo appunto che la stagione possa andare bene e che le prossime serate di Lunaria possa essere così emozionante, veramente grandissima emozione per tutti. Siamo partiti con Lunaria 2021, con il primo concerto di Francesco Bianconi, un'esperienza toccante direi, ne siamo usciti più consapevoli della fortuna di appartenere al genere umano direi, per l'intensità delle parole, dei testi e delle musiche che abbiamo ascoltato, grazie anche ai musicisti che accompagnano Francesco. Tra poco il secondo concerto in notturna e poi vi aspettiamo il 22 e il 29 di luglio in Piazza Leopardi per stare insieme alla rappresentante di lista e ad Alice che canterà i brani di Franco Battiato. Cantare le mie canzoni in una cornice così carica di significati come l'orto di Recanati, di Leopardi, e non so come dire, come sottolineare un'emozione e come amplificarla, no? E quindi una gigantesca vibrazione, ho sentito un piacere amplificato, perché comunque si sente, l'ambiente influenza i concerti dal vivo, anzi aggiungerei che i concerti dal vivo sono quella cosa che proprio reagisce all'ambiente, sono belli perché ancora rimangono primitivi in questo senso, se li si fa in un posto i musicisti reagiscono a quel posto, insomma. Per cui qua evidentemente noi l'abbiamo sentito, tutti eravamo molto caricati da questa presenza così importante.